Eccoci qua ragazzi, siamo in un posto dove c'è scritto centro di benessere, io e Max per la prossima Urbex, gli diamo un'occhiatina. Vedete che qui è tutto sbandonato. Questo è l'ambiente. La porta è aperta, si entra tranquillamente, non c'è nessun divieto e non c'è domicilio. Vedete che questo era il salone principale, l'accettazione, credo. Questa è una stanzetta tipo guardaroba. Qua c'è un ripostiglio che è dato accesso alle persone non addette. Là dentro che c'è in quella stanza? Fra un po' te lo dico. È un ripostiglio con le ragnatele di quelle megagalattiche. Piccolino e chiuso. E non c'è niente. C'è un lavandino. Sottoscala. Centro benessere abbandonato. E ragni. Capisco il centro benessere. Centro benessere non ci vuole anche la vasca. Ma ci so, eh. Io capisco che cazzo hanno fatto di tutte quelle cose. Quella è l'accettazione, no? Dove aspettavi e ti riposavi. Ma secondo me ci vengono a dormire la notte qui. Ah, può darsi. Questa è una stanza. E qua sicuramente c'era qualcosa tipo bagni. Bagni. Doccia e bagni. Questa c'è ancora scale. E qui ancora bagni. E qui altre scale. Qui ci hanno vivacchiato forse. Qui era un'altra specie di accettazione. Qui c'è il bar. E qui c'era il bar. E là c'erano le piscine, credo. Da qualche parte. Là sopra, vedi, da tutte le parti. Poi venivi qui dentro e pigliavi da bere. Questo è un ripostiglio. Ci sono quasi esclusivamente sedie e basta. Niente di strano. Ma non mi gaba sta ambiente a me. Eh? Non mi gaba sta ambiente. Che ha? No, tutto sto lavoro, non capisco come mai che. E può darsi che qui ci hanno vivacchiato, eh? Le scarpe, i panni, qui ci sono stati gli extracomunitari a dormire. Ma anche secondo me. Bene, si è visto questo ambiente, la parte visibile, molto in disuso, da parecchi anni, credo. E ora si va a vedere un altro posto. Si riscende. Abbiamo visto questo centro benessere in disuso, sempre io e Max.